Lazio-Milan non doveva dire più niente alla classifica. Gli ospiti erano ormai scudettati con la stella, i padroni di casa chiudevano una stagione cominciata bene e finita male. Ci si attendeva una partita aperta, senza machiavellismi tattici da regalare ai 70.000 che avevano pagato. E fino al quindicesimo del secondo tempo le attese non venivano deluse. I rossoneri erano subito passati in vantaggio al nono con un'azione da manuale sull'asse Chiodi-Bigon. La mezzala, liberata dal triangolo con il centravanti, davanti a Cacciatori, lo superava e depositava facilmente nella porta vuota. La Lazio reagiva, ma doveva attendere il trentunesimo per pareggiare. Era un regalo di Morini, che nella propria area lasciava letteralmente il pallone alla corrente Giordano, che segnava il suo 19° gol e con esso il titolo di capocannoniere del campionato. Praticamente la partita finiva qui, anche se le azioni per raddoppiare si presentavano numerosissime ad entrambe le squadre, ma all'ultimo istante mancava la convinzione dei giocatori chiamati a concludere e poi i due portieri, Albertosi e Cacciatori, compivano prodezze a ripetizione, vivacizzando l'interesse di una partita che andava però spegnendosi. Dunque a metà ripresa cominciavano gli sbadigli, mentre sul campo si assisteva ad una voluta melina. Il risultato stava bene ad entrambe le contendenti e che i presenti si annoiassero poco importava ai 22, impegnati esclusivamente a non sprecare energie nell'afoso pomeriggio primaverile dell'Olimpico. Tra i meno svogliati comunque il capitan Rivera, delizioso fino a che è rimasto in campo, Maldera, che voleva confermarsi difensore attaccante, Baresi, elegante nel disimpegno e nell'impostazione, Novellino, sempre caparbio, e Albertosi, deciso a dimostrare ancora la sua bravura nonostante gli anni. Da parte laziale, Perrone, il giovanissimo libero che sostituiva l'infortunato Wilson, è stato il migliore dei suoi compagni, poi Cacciatori e Viola. Alla fine, solita invasione dei fans che, nonostante certi spettacoli, continuano ad esaltarsi per i propri idoli, anche se questi fanno del tutto per scendere dagli altissimi piedistalli sui quali vengono posti.